grandore! Stai crescendo, amore mio, eh! Ho dato su il mio stomaco, pensa. Leo, qualcuno ti avrà messo in testa che le donne amano essere inseguite. Ma non è così che si fa, va bene? E perché lei deve sempre mettere il suo brutto muso nei miei affari? Leo, cerca di non esagerare, per favore, Oh! Dì la verità, sono davvero brutta. No, cara, sei come la tua mamma da giovane. Davvero? E com'era? Hai presente? Il brutto natroccolo? Ecco, peggio. E come in tutte le più belle favole, arrivò il papà e l'amore. L'amore può farmi anche un bacio e la mamma si trasformò in un bellissimo cigno. Lo vuoi un bel bacione da papà? Per diventare come la mamma? Ma certo, amore. Posso pensarci su un attimo? Perché hai smesso di baciare la mamma? Parola, tutto quello che era sul viso. Vi ha salvato il suono del gong. Ma alla prossima ripresa giuro che vi stendo uno per uno. Dai, guarda. Dai, dai. Porca mia, ma come fai a mangiare con quel coso in testa? Cesira, rispetti il mio dolore. Io lo rispetto il tuo dolore, però pensa ai tuoi poveri genitori. Adesso, per esempio, entra tuo padre e ti trova con sto coso sulla capoccia. Come minimo gli fai via un colpo involettico. Sì, mi scusi un attimo solo. Buongiorno Cesira, è pronto il caffè? Ciao, amore. No, è che ho fretta, vede? Sì, l'ho sentito anch'io. E intanto io tra poco vedo l'amministratore e gliene parlo, grazie. Arrivederci. Ah, santo. Senti, amore, ma nel tuo stadio di trasformazione, importante cos'è? Bere il latte. E sarebbe il caso che tu ti togliessi per un attimo il, come si chiama lì? Il bozzolo, se no altrimenti suggerimento superfluo. Dice bene lei che non ha di questi problemi, ha una moglie d'oro e dei figli che sono una gioia solo a guardarli. Mi scusi, signora Pina, ma mi si è infilata la bambina nel sacchetto, la lascio in buone mani. Ciao, ciao. Però è un peccato, sai? Lo so, nemmeno io pensavo di essere così brutta. Ma io non mi riferisco a questo. E a cosa ti riferisci? Sai, pensavo a quel bel vestito rosso che avevamo visto in quel negozio del centro. Cavolo, se me lo ricordo, era una favola. Siccome passavo di lì qualche giorno fa, allora. Mamma, non dirmi che l'hai comprato. Che l'ho comprato? Sì, che l'ho comprato. Sì, però, ragazzi, almeno vedere come ti sta. Vediamo? Che cosa? Non mi ricordo più il colore dei tuoi capelli. Credo che non ti stia proprio bene, lo sai? Vabbè, domani glielo riporto. Guarda che il colore dei miei capelli con quel vestito è perfetto. Guarda. Vedo, vedo. E vedo che anche il colore dei tuoi occhi è perfetto. E anche il tuo sorriso. Mamma, parliamoci da donna a donna. Non è che mi stai illudendo? Sei sicura che non sono più brutta? Nikki, da donna a donna. Propongo la prova del fuoco. E quale sarebbe? Meno male che è arrivato il condominio. Almeno faccio qualcosa. No, non avrei saputo dove sbattere la testa, ma qual è il foglio aiuto? Ciao, bellissima! Hai visto? Anche papà ha detto che sei bellissima. Allora vuol dire che ieri mi hai mentito.
Ma perché papà non dice mai le bugie, solo sul lavoro. Sei il bugiardo più bello che io conosca, anche se in quanto a bellezza. Allora sappi che tuo padre recentemente, insomma non molti anni fa, ha vinto il concorso l'avvocato più bello di Milano Sud. Ah sì? Sì. E chi c'era in giuria? Tua madre, mia madre. E poi? Master.